La candidatura di Mattarella è la vittoria di tutti, la sconfitta di tutti, ma in particolare la vittoria dei 5 Stelle che potevano, per una volta sono riusciti a fare, loro che potevano non toccare palla, sono quelli che alla fine hanno ottenuto il risultato che volevano, perché non volevano Draghi in modo risoluto, mentre lo voleva Letta. Era poco chiara la posizione del centrodestra, dove c'erano dei veti a Draghi ingiustificati, quindi l'accordo politico sarebbe dovuto essere dire a Berlusconi di non candidarsi fin dall'inizio, ovvero quando Berlusconi ha rinunciato dopo questo tentativo così romantico, per così dire, indicare il nome di Draghi come nome di centrodestra e trattare con Letta scavalcando i 5 Stelle. Non l'hanno fatto, fino all'ultimo ho provato a sostenerlo, alla fine viene fuori questa soluzione che era quella più gradita a Berlusconi, che non voleva nessuno dei succedanei, e neanche in fondo Letta, perché Letta, che era il più vicino, sarebbe stato comunque vecchio Fugatti, sarebbe stato comunque una, come dire, vince il mio numero due, e quindi Letta alla fine lui non l'ha neanche mai detto. Ha detto in compenso la Casellati, gli ho parlato su questo nome, che gli sembrava, occorreva trattarla evidentemente in altro modo, era destinata a essere sconfitta, ma era una donna, era di Forza Italia. Quindi in assoluto quello che gli sembrava non alterare nulla era Mattarella. Quindi la vittoria è di Berlusconi e dei 5 Stelle. E questo, gli altri che fanno politica, che invece sono rimasti al palo. Però mi sembra comunque. C'è un altro dato, che viene eletto a 1000 parlamentari e sarebbe arrivato fra un anno ad averne 600. Quindi se lui si dovesse dimettere, se volesse dimettersi, il prossimo presidente sarà giustamente eletto non per 7 anni a 1000, ma per 7 anni a 600, cioè che è una cosa logica, nel senso che puoi avere un Parlamento che non ha eletto il Presidente perché lo ha eletto il Parlamento precedente quando si era 1000 parlamentari. Per cui questo dal punto di vista istituzionale crea un allineamento che ha una sua logica involontaria, ma per me che amo la geometria funziona, insomma, ecco.